Ciao, sono Antonietta. Oggi faremo un anello con la tecnica wire e quindi senza bisogno di saldature. Allora, avrete bisogno innanzitutto del filo metallico, come questo. Io uso adesso un filo, userò un filo placcato. Il diametro è 0,8, che è un po' la misura universale, ma potete usare anche un filo leggermente più sottile, secondo me. Volendo anche più grande, diventa un po' più difficoltoso naturalmente maneggiare l'anello, però ecco, diciamo che uno 0,8 potrebbe essere l'ideale. Poi vi servirà una forma, un mandrino, qualcosa attorno a cui arrotondare e avvolgere l'anello. Io uso questo, non sempre per la verità, perché diciamo il mandrino di plastica che ho io ha questo difetto, insomma un po' strano, perché ha le due parti, qui, queste graduate con l'indicazione del numero della misura dell'anello, che sono schiacciate, vedete? E quindi non hanno, la sezione di questo mandrino non è perfettamente tonda. E questo è un problema, perché non è un mandrino da lavoro, chiamiamolo così, cioè è un mandrino da misurazione. Però se lo si vuole usare per la tecnica wire, dove non serve martellare, non serve utilizzare questo appunto come un attrezzo da lavoro, andrebbe benissimo. Quindi se vi capita di trovare in commercio e di volere comprare questo tipo di attrezzo, guardate che non abbia la sezione, che non sia così, ecco, non sia tagliato ai lati, di modo che lo possiate usare in situazioni come queste, per la tecnica wire, per esempio. Di solito uso invece un'altra cosa, per esempio, va bene, questo che è un mandrino in acciaio inox e che ho fatto fare. Volendo si possono anche comprare. Anzi, si possono comprare benissimo i mandrini in acciaio inox come questo, però sono veramente molto costosi. Fate come me, trovate qualcuno che lavora nel campo della metalmeccanica e procuratevi una dima di questo tipo. Allora, poi avete bisogno della solita taglierina, ok? Che userete dal lato piatto, questa è un po' rovinata, ma per questo lavoro va benissimo. Poi, possibilmente, se l'avete, altrimenti non importa, non bisogna acquistarla apposta, è questa pinza per schiaccini che ha la parte anteriore più avanzata, arrotondata, vedete, che fa una specie di forma a noce, mi viene in mente, boh. E, che è abbastanza utile in questo caso, oppure una pinza qualunque. Avrete bisogno molto probabilmente di una pinza tipo questa, meglio ancora forse. Con le punte piatte all'interno, meglio ancora questa, con le punte ricurve. Ah, e naturalmente una pietra, una perla adatta alla misura, che abbia un foro che sia adatto alla misura del filo, da utilizzare come punto focale. Allora, avrete bisogno di un pezzo di filo piuttosto lungo. Nel mio caso, ecco, ho tagliato circa una sessantina di centimetri di filo. Allora, prendiamo la pietra o la perla, la infiliamo. La prima cosa da fare è infilarla nel filo, in questo modo. Allora, questa è una pietra giusto, con la misura giusta, che entra giusta giusta in questo filo da 0,8. Allora, ok, la portiamo a metà filo. All'incirca, possiamo misurare oppure fare anche ad occhio, non è importante. Quindi portiamo circa alla metà. Adesso possiamo passare questo filo sul mandrino. Ecco, allora ho messo il mandrino, ho fatto aderire il mandrino al tavolo e l'ho fissato con un po' di scotch giusto perché non cadesse. Allora, notate questo, noi dobbiamo arrivare in questo caso ad una misura 13, cioè ottenere un anello misura 13. Siccome con la lavorazione, in questa particolare lavorazione, l'anello tenderà un po' a rimpicciolire, a diventare un po' più piccolo, dobbiamo partire da un paio di misure superiori, cioè iniziamo facendo l'anello non nella posizione 13, ma in quella 15. Poi vedrete che piano piano riusciremo a riportare l'anello alla 13, però facciamo in questo modo, altrimenti rischiamo di trovarci un anello troppo piccolo. Allora facciamo così, questo magari lo sposto. Dunque, avvolgo l'anello all'altezza della posizione 15, in questo modo, vedete? Faccio girare il filo, così. Attorno e parallelo a quello centrale, in questo modo. Ok, posso anche fare un giro in più, dipende. Poi facendo più giri può diventare un pochino più difficile da gestire, diciamo, l'anello, gestire nel senso da chiudere. Dov'è? Eccolo qua.
riconquistiamo la posizione 15. Ecco qui, arriviamo a questo punto, portiamo i due lembi del filo in alto, li abbassiamo, ok, abbassiamo così. Adesso ci prepariamo ad uscire, possiamo uscire da questa posizione, da qua, in questa maniera, ok. Possiamo togliere il mandrino che non ci serve, dunque. Allora, siamo a questo punto, vedete, teniamo l'anello saldamente tra le dita, in questa maniera, in modo che non si deformi. E adesso faremo in questo modo, prima di chiudere definitivamente l'anello, facciamo un piccolo giro attorno utilizzando questi fili in modo da creare una specie di coroncina decorativa. Io faccio così normalmente, prendo uno dei fili e lo porto delicatamente dall'altra parte, vedete? Lo metto a fianco all'altro filo, cioè parallelo, per meglio dire, all'altro filo in questo modo, e poi faccio fare a tutti e due i fili un paio di giri attorno, un giro, due giri, insomma a seconda anche di come è fatto l'anello. Arrivo di nuovo da questa parte, dopodiché sono di qua, prendo uno solo dei due fili, quello più lungo, e lo riporto dal lato opposto. Dovrò arrivare ad avere praticamente un filo a destra e un filo a sinistra. Intanto ho fatto, vedete, una coroncina, penso che si possa vedere, vediamo, sì, direi di sì. Ok, a questo punto possiamo chiudere. Si chiude in questo modo, si prende uno dei due fili, si passa all'interno dell'anello, vedete, così, basso e poi verso l'alto, stringendo al meglio, stringendo forte e tenendosi anche vicino a questa specie di coroncina, poi di nuovo all'interno, due o tre volte va fatto questo lavoro, giù, verso il basso e poi attorno, e ancora una volta, all'interno, ok, giù verso il basso e poi si stringe, va bene così, in questo modo. Adesso, prima di tagliare, vorrei però prima fare questa parte, stessa identica cosa, all'interno dell'anello, così, giù e poi verso l'alto, un po' come se stessimo cucendo praticamente, di nuovo giù e verso l'alto, ultimo giro. Ora io sto andando un po' velocemente, però chiaramente va fatto in modo che siano paralleli questi fili e ordinati tra di loro. Va bene, adesso possiamo tagliarli, questi schiaccio un po' di più, ok, tagliamo l'eccedenza. Dunque, sono tagliata, scusate. Dunque, adesso, tanto questo anello non verrà mai utilizzato, perché, insomma, è una prova. Dunque, adesso questo filo va un po' nascosto. Io utilizzo spesso la parte più avanzata della pinza per schiacciare, per gli schiaccini, perché arrotonda il filo. Non lo schiaccia troppo, ma lo arrotonda, quindi è abbastanza utile. Stessa cosa dall'altro lato, vedete? Così non graffio, perché c'è il pericolo che qui possa graffiare. Io probabilmente mi sono graffiata prima. Allora, ecco qua. Vedete? Siamo a questo punto, abbiamo fatto la coroncina. Ora, molto probabilmente questo anello sarà un po' piccolo, leggermente piccolo, infatti, come vi avevo detto prima. Quindi dobbiamo rimetterlo un attimo all'interno del mandrino, che è questo, vedete, e riportarlo alla posizione 13, ok, quasi c'è, ok, direi che c'è, in questa maniera, vedete, si allarga di nuovo nella posizione 13. Ora lo faccio uscire, proviamolo, ecco qui, l'anello è finito. Naturalmente si può partire da questa base per creare altri anelli e altre soluzioni decorative. Spero che vi sia piaciuto, spero che possa tornarvi utile. Vi mando un saluto, un bacio, ciao, alla prossima!